Ragazzi, buongiorno, oggi è il secondo giorno in Val d'Aveto bravo, e la oggi pronuncia ho giusta finalmente. Pietro come Vai. guida. Dove andiamo adesso? Al mulino del Gramizza, mulino a pietra che è ancora in funzione. E questo signore qua dovrebbe anche delle C'ha vacche. due o tre piemontesi, Ok, allora andiamo questo a ragazzo, cioè padre e vedere. figlio. Ah, ok. Guarda che bel Abbiamo, campanile. guardate che bel campanile, che è il più alto della Val Della Val d'Aveto. d'Aveto, alla faccia di Santo Stefano. Il paese Questo che non è bellissimo. paese Questo è Rezzuaglio Centro, dove è? c'è il comune, Ok, è che è il qui. comune. Sì. Vabbè, noi adesso giriamo in su e via. Faccio fare la statale che va in Ah, di qua a Bandure. Parma e Piacenza, Sì, ok. qui vai a Tumarlo, via. Un comune, guarda. Bella casa qua. Guarda la zona delle ville Liberty negli anni Sì, 30. stile Liberty. Non so perché c'erano ancora lassù, c'è un'altra lassù nei fili. Hanno fatto quelle ville lì, i signori. C'era molto più grande, molto più pulito. Eccolo là, Esola. Adesso non si Non vede. si vede. L'altra volta anche là c'è una bella Andiamo al strada. mulino. Andiamo al mulino, qua c'è l'asca. Un bel paesello. La vita noce quello là è Tomarlo. Sotto Tomarlo sei cavati dove sei stato ieri nella Ah neve. sì. No, Quello là è Iona e non si vede bene, no. e qua c'è il bivio per il lago delle Lame, Villa Noce. Cambiato il tempo dentro. Adesso siamo arrivati qua davanti all'azienda agricola Mulino di Gramizza. Andiamo a vedere le macine in pietra, vedere un po' le lavorazioni. Eccoci qua, ho trovato il mugnaio, ciao! Ciao, Come ti chiami? Daniele. Daniele, sei tu che gestisci il tutto Sì, qua? siamo io con la mia famiglia. Sì. E qua vedo già la ruota che gira. Una Andiamo. ruota alimentata acqua. Qua Ma da dove arriva l'acqua di qua? arriva praticamente, io l'ho presa 100 metri più alto del Ah, fiume, ok. viene fuori, poi c'è tutte le varie chiuse, passando sopra, quando spengo il mulino scarica sotto la ruota, invece quando l'aziono va dritta, scarica sopra la ruota e spengo Ok. interamente. Ecco qua il mulino. Esatto. E ora cosa rimane? Praticamente, Il grano bimbo, un po' buongiorno. grano. Grano scende là nella macina e esce un po' fuori questo grano. Questo qui è grano tenero, quindi questo qua è integrale la farina adesso. Poi tutti i vari setacci, la farina, Ah, li cambi cambio i setacci in setacci, base. faccio gli altri tipi di farina, la semi integrale, poi questo qui faccio la 1, ora per esempio sto facendo la 0, E poi di qua viene a finire nel la sacco. crusca. Lo scarto, Ma questa è la crusca. questa qui è la crusca, qui viene lo scarto, la farina invece va a finire qua. Qui la farina a zero. Vediamo sempre cose nuove.
questo invece è il... come si chiama proprio come termine? Per pulire il grano da quando te lo portano, che è stato trebbiato, viene versato lassù in alto. E l'aria soffia via tutte le impurità. Dal mulino ci siamo spostati qua nella passione, ma è il babbo che ha la passione. Diciamo più lui, mi dedico più al mulino. Abbiamo le piemontesi qua, due, e questa è una pezzata rossa, un vitellino, queste sono le cose belle. E le usate per vostro uso, ingrassate poi il vitello? Sì, da... vendiamo i vitelli. Ah, vendete il vitello? Vendiamo i vitelli, sì. Non li mangiate? No, no. Siamo dietro ai grassati. Bello, bello. E vi guarda. Qua là, l'etame a mano. Qua sì. Il nastro a braccia. Bravi, per bravi. Anche per vacca, perché se non c'è le mucche, le tanne, cioè poche in giro, anche per i campi e tutto, quindi. Ho visto questa pietra del 1877. Nel frattempo che prepara il caffè, vi faccio vedere qua il punto vendita, tutte le varie farine, questi la... i mobili vecchi che tenevano le farine, hanno tenuto proprio il tutto. Poi tutti i vari tipi di farina. Qua c'è tutti i vari tipi di farina, dalla integrale fino alla polenta. E lì arriva il cliente, gli esatto, dai le quantità qua, che vuole. Esatto, soprattutto sabato e la domenica, poi in settimana, ora una stagione che c'è poco in giro. Allora, abbiamo visto un po' il tutto l'azienda. Buona continuazione, buon tutto. E tenete duro in questi posti. Bravi, bravi. Saluta il babbo. Saluto, ciao. Ciao. Ciao.